microcategoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto penale. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto penale, enti pubblici e imprese. La motivazione: per offrire un'assistenza completa, puntuale e professionale e per aprirsi costantemente alle esigenze del mercato dei servizi legali, miscelando i valori di tradizione e innovazione. Il premio va a Studio Legale De Carlo Zaniolo. E invito a salire sul palco con me Andrea De Carlo, uno dei soci fondatori dello studio. Eccolo, che naturalmente ritira il premio a nome di tutti. Bentrovato. Buongiorno. Questo è il suo premio, lo prende dopo, sì. Okay, lasciamo lì. Allora, si accomodi pure. Complimenti intanto. Grazie. E grazie per essere qui, per condividere la vostra esperienza. Prima le chiedo un commento a caldo su questo riconoscimento. Beh, come tutti i riconoscimenti, fanno molto piacere e questo riconoscimento va al lavoro di squadra che abbiamo fatto. Siamo uno studio giovane che punta molto sulla coesione, siamo un gruppo appunto affiatato che cerca di lavorare al meglio delle proprie possibilità. Beh, insomma, detto poco, diciamo che non bisogna darlo per scontato, infatti non a caso siete qui in rappresentanza delle eccellenze del nostro territorio. Rifacendomi un po' alla motivazione che abbiamo ascoltato per questo premio, viene messo in evidenza come siano miscelati i valori di tradizione e innovazione. È sempre un po' alla base delle ricette vincenti, lo conferma? E sì, perché insomma? Assolutamente, anche in un lavoro come il nostro di avvocati penalisti, che quindi è un lavoro se vogliamo tradizionale, è importante sempre innovare sia nella tecnologia sia nell'approccio che si ha con i clienti. D'altro canto il periodo ci costringe a innovare anche velocemente, quindi noi cerchiamo di stare al passo. Infatti, cosa è cambiato? In cosa è cambiato il vostro lavoro? So che magari non è facile dirlo in breve tempo, però dando degli input in quest'ultimo anno. Beh, direi cambiato molto il rapporto con il cliente, nel senso che il cliente va seguito in una maniera diversa, anche fisicamente diverso, perché non c'è più il contatto di prima, quindi bisogna essere molto più flessibili, molto più veloci, ancora più veloci rispetto a prima. Insomma, assistenza comunque completa, puntuale, professionale, leggo ancora alcune parti della motivazione, e poi l'apertura costante alle esigenze del mercato dei servizi legali, come ha detto lei, che è stata ancora più pressante quest'anno. Ora lo sguardo al futuro com'è? Dove è diretto? Beh, noi innanzitutto speriamo di continuare ancora in questo modo e quindi anzi di crescere, di crescere come squadra e di crescere diciamo professionalmente ancora. Siamo uno studio giovane, abbiamo tutta diciamo la passione e credo la capacità per crescere ancora. Certo, assolutamente sì, appunto tradizione e innovazione. Sapete che ormai siete finiti nel mirino delle Fonti Awards, del nostro osservatorio, quindi come giusto che sia. Adesso godetevi questo premio, ma nella prossima edizione delle Fonti Awards avreste voglia di tornare, insomma chiaramente dovete meritare. Speriamo di esserci, certo. Esatto, beh però le prospettive ci sono, no? Diceva, quindi complimenti a lei e a tutto il team naturalmente. Grazie. Augurandomi di ritrovarci qui su questo palco, grazie a Andrea De Carlo, socio fondatore dello studio legale De Carlo Zaniolo. Complimenti, grazie, ancora, può grazie, prendere il premio. Grazie.